TV. Le immagini che stiamo vedendo si riferiscono alla seconda edizione della manifestazione intitolata I Dauni, che si è svolta a Vieste e che per 2 giorni ha visto la presenza a Vieste di moltissimi artisti. I Dauni, più che gara o concorso, è una manifestazione che, realizzando una comunione di intenti di vari artisti scelti dalla sua organizzatrice, la critica d'arte Stefania Maggiulli Alfieri, è prima di tutto incontro. Incontro d'arte, di artisti, ma principalmente incontro tra persone che, dotate tutte di una sensibilità non comune verso quelli che sono vari aspetti dell'arte, hanno dalla loro anche una naturale predisposizione a saper vedere aspetti della vita comune non sempre evidenziati da tutti. La semplicità delle persone, il loro sapersi donare agli altri, fa sì che donare e donarsi sia cosa semplice di gente semplice. Accettature, aspetti della vita comune che spesso passano inosservati ai più, allora assumono una valenza che va ben oltre l'invisibile, che va ben oltre il mero materialismo terreno. Sguardi, gestualità o anche semplici paesaggi sanno regalare allora sentimenti, emozioni che difficilmente si riescono a dimenticare. Le immagini assumono e regalano storie vissute con passione, tutto sa di buono e di bello, e i sentimenti che ne scaturiscono riescono poi, in ultima analisi, a far sì che tutto, tornando alla normalità della vita tutti i giorni, regali serenità e gioia. I sentimenti, spesso dimenticati, spesso non soppesati al pieno del loro valore, assumono nei colori, nelle tonalità ricercate, nonché nelle forme e progettualità diverse, ma mai imposte, un valore asettico quasi puro, e così da incontaminati sanno riflettere lo spirito interiore dell'artista, che può regalare i suoi sospiri, le sue riflessioni, ma anche le sue perplessità e dubbi, che, trovando terreno fertile in una società spesso troppo superficiale, tale da far germogliare amore. Meno importante però è la denuncia che spesso viene da queste opere. E così, temi di attualità e importanza vitale per la loro valenza sociale sono esposti con forza e schietta realtà, facendo sì che coscienze sopite e distratte si risveglino e si pongano il problema.
Grazie allora a tutti i protagonisti di questo evento che, mostrando in primis una disponibilità al confronto e al sapersi mettere in gioco come persone semplici e genuine, ci hanno e si sono regalati giorni da conservare gelosamente nella memoria. E grazie in primis a Stefania e Michelangelo, veri staccanovisti di questo evento, che soffrendo, come dice Stefania, di daunite acuta, hanno saputo mettere e realizzare il tutto. Sperando di aver fatto cosa gradita, un caro saluto, il vostro Angelo.